Mi chiamo Settimio Bonetti, ho 73 anni. Prima dell'intervento avevo disturbi urinari, andavo frequentemente al bagno e l'urina ne usciva molto poca. Era una menzione scarsa e frequente. Sono passati circa 7 mesi dall'intervento, oggi posso dire che la notte riposo molto meglio. Ho in media un paio di alzate notturne con un flusso molto intenso. Di giorno dipende da quello che bevo, perché se bevo molto logicamente si riempie la vescica e la vado a svuotare, altrimenti sto anche 2 o 3 ore senza andare in bagno. Ho fatto l'intervento con il metodo Rezum, quello con l'acqua calda, e devo dire che io, a parte, come ripeto, non ho sentito niente. Nessun dolore, niente, né prima né dopo. Prima invece capitava che dopo 20 minuti andavo in bagno e facevo molto poco. Era una menzione ripetuta e scarsa. Prima dell'intervento il getto era a volte molto scarso e frequente. Dopo l'intervento invece vedo che migliora, a volte molto molto intenso. A volte è un po' meno intenso, ma forse perché l'urina raccolta è minore e quindi spinge meno. Allora, l'intervento è stato molto buono, nel senso che l'anestesia non mi ha fatto sentire nulla. Il decorso post-operatorio non è stato per niente complicato. Diciamo che l'unico inconveniente è stato il catetere, che a volte mi dava fastidio, cioè come se toccasse. E basta, solo questo. Per il resto, niente di che. I dolori relativamente pochi. E dopo l'intervento sono stato bene. Allora, l'eiaculazione precedentemente con il medicinale Urorec non c'era, era assente. Dopo l'operazione è tornata normale, la funzionalità ha ripreso normalmente, senza nessun problema. Quindi lei eiacula dopo aver fatto e non prende pasticche? No. Non lo dico. Sì, non ho sospeso tutte le pasticche, quindi la cosa è migliorata molto rispetto a prima, che prendevo pasticche, 2 pasticche per la prostata e non funzionava bene. Ok, allora, se dovesse dare un consiglio a un uomo che ha l'ipertrofia prostatica, questa soluzione potrebbe essere un buon trattamento, cioè rispetto a quello che bene o male è stato come decorso post-operatorio, cioè se deve fare un commento oppure deve parlare con un amico, no? Un amico che gli dice, sai, io faccio male la pipì. Io l'ho già consigliato a un paio di persone, perché ho detto che non c'è differenza tra prima e dopo. Se la prostata non funziona e c'è bisogno dell'operazione, questa è una buona soluzione. Per il resto sono contento così. Sì, lo rifarei volentieri.